Allora, oggi è venerdì 21 novembre e sono qui per fare il tag che ho visto da una ragazza che si chiama Momoko Plush, forse, può essere. Vi metto un link qui intorno, una nuvoletta con questo scritto e il nome, e che si chiama La gioia di essere mamma. È un tag proprio sulla mammitudine, come la chiamo io, sul fatto di essere mamma. Ho le domande scritte sempre qui sull'iPod e leggo e rispondo. Come ti chiami? Allora, lo sapete, cioè chi segue il canale, chi mi conosce, sa che mi chiamo Liberata, il mio nome completo è Liberata, però nessuno mi chiama così. All'inizio c'era il diminutivo Libera, ora nessuno mi chiama più nemmeno Libera, mi chiamano Li, Libi, Libe, così. Come si chiama tuo figlio e quanti anni ha? Mio figlio si chiama Liam. Abbiamo scelto questo. Se sentite ogni tanto qualcuno che parlicchia, è lui che è di là. La stanza adiacente a questa è il soggiorno e lui è lì davanti alla TV. Sì, mio figlio guarda la TV. Se ci fosse qualcuno che è contrario, figlio guarda un po' di tutto, guarda i cartoni, ma anche no. Ovviamente non lo tengo tutta la giornata davanti alla TV, questo è ovvio. Si chiama Liam, stavo dicendo. Abbiamo scelto questo nome che è un nome di origine irlandese e non inteso come il diminutivo di William, ma è proprio un nome a sé in Irlanda. Esiste come nome a sé Liam. E significa custode della famiglia. Questo fatto ci è piaciuto tantissimo. Non mi carico di responsabilità, però praticamente mi piaceva la musicalità e il fatto che iniziasse per consonante e finisse per consonante, e il fatto che fosse un nome corto perché il cognome è lungo e quindi stavano meglio insieme, una serie di ragioni. A che età sei diventata mamma? L'anno scorso, 2013, quindi 28 anni. Sì, 28 anni. Com'è stata la tua gravidanza? È stata una gravidanza che augurerei a tutti, nel senso che è stata una gravidanza tranquillissima, senza nessun tipo di problema, tranne i primi 3 mesi, delle nausee, nemmeno chissà quanto forti, nel senso che non mi portavano a dover vomitare. Come so che succede a parecchie donne, però non avendo mai sperimentato io cosa significasse la nausea, l'ho scoperta. Fa le pernacchie. Non so se si sente dal video, ma c'è Liam che fa le pernacchie. Non stavo dicendo, non avendo mai sperimentato cosa fosse la nausea, nemmeno in minima parte. L'ho scoperta durante la gravidanza ed è stata abbastanza pesante. Fortunatamente sono durate solo 3 mesi. Poi dal terzo mese al nono mese, fino al momento del parto, la gravidanza più tranquilla del mondo. Hai seguito una dieta? Non so se chiamarla una vera e propria dieta, nel senso che mi ricordo che ero tipo forse era in estate, quindi ero al quarto quinto mese, e chiesi al mio ginecologo se effettivamente il peso che avevo raggiunto, cioè l'aumento di peso, fosse normale oppure no, fosse eccessivo. In quel momento lui mi disse: per evitare qualsiasi aumento di peso anomalo, comincia ad evitare pasta e pane, dolci, gelati, fritti, alcuni tipi di frutta più dolce, tipo, in pratica potevo mangiare solo, secondo lui, solo la mela, la pera e il kiwi. E ovviamente io non l'ho seguito alla lettera. Ho cercato di fare attenzione a quelle cose, però ogni tanto mi concedevo qualche sfizio, come faccio tuttora, cioè non è che perché ero in gravidanza mi dovevo togliere uno sfizio in più, no. Mi concedevo degli sfizi ogni tanto, come faccio sempre, tipo la pizza una volta a settimana, una volta ogni 15 giorni, piuttosto che il gelato d'estate una volta a settimana. Capitava un po' più spesso, cioè capitava più spesso della pizza, nel senso una volta a settimana. Non so,
Ah, i primi 3 mesi di gravidanza, quando soffrivo di nausea, prendevo molto, mangiavo molta roba secca, quindi salatini, fette biscottate, che mi aiutavano ad allentare momentaneamente, a migliorare momentaneamente la nausea, quel senso di nausea, anche se poi dopo ricominciava e insomma mangiavo un po' più così, non era una vera e propria dieta. Cosa non rifaresti durante la gravidanza? Cosa non rifarei? Forse considerando diciamo, la difficoltà nello che ho adesso nello smaltire i chili di troppo, cioè in realtà io sono quasi arrivata ai chili di partenza, cioè mi manca 1 chilo per arrivare al peso che avevo prima della gravidanza, ma in realtà mi vedo più, cioè il mio fisico si è trasformato, mi vedo più rotonda sulla pancia, sulle cosce. Cioè, principalmente sulla pancia, la forma dell'addome è proprio cambiata e quindi con la difficoltà che sto avendo a togliere questa rotondità, sto facendo un po' di movimento, un po' di fitness in casa, un po' di addominali, un po' di esercizi fisici in generale. Con la difficoltà che sto avendo, vi ripeto, magari non mi toglierei tanti sfizi come me li sono tolti nella precedente gravidanza, forse. Se proprio devo dire qualcosa, cosa invece faresti che non hai fatto? Farei esercizio fisico. Nella precedente, cioè nella gravidanza di Liam, Sergio aveva paura di farmi muovere più di tanto. Io in realtà avrei voluto fare degli esercizi, però confrontandomi con lui, memori della precedente esperienza andata negativamente. Mi disse meglio che cioè, ci teniamo sicuri e non ti abbassi più di tanto, mi aiutava lui con le pulizie di casa, non e quindi magari fare più movimento in modo sempre molto controllato, armonico e tranquillo, però farei più movimento in modo da tenermi un po' in allenamento. Durante tutti i 9 mesi. Com'è stato il tuo parto? Il mio parto è stato forse il parto più, no, non il parto più fortunato del mondo, nel senso che non è stato un parto mollese, come so che sono esistiti in passato, tipo mia suocera mi dice sempre che a lei ha avuto dei parti mollesi, cioè che neanche ti rendi conto che stai partorendo. Non ho avuto un parto del genere, però tenendo conto che io ho rotto le acque intorno alle 9, 9 e mezza di sera e alle 3 di notte ho partorito lì, ho avuto un travaglio breve per essere una primipara, per essere ad una prima gravidanza. E quindi sì, durante le ultime ore di travaglio ho sofferto i mal di pancia, la pressione che si sente al basso ventre, che poi ti sembra che de devi andare a fare la cacca. Fondamentalmente, ed è una situazione abbastanza fastidiosa perché si sente una pressione lì giù proprio forte. E a parte questo, il parto è stato. Mio marito ha detto che sono diventata come Hulk, che gridavo come Hulk, che una sorta di smorfia così. Però il ginecologo mi ha aiutato molto, mi ha fatto la manovra, quella lì col braccio sulla pancia per aiutare a scendere Liam, e mi hanno fatto anche un po' di episiotomia, però lì per lì non, cioè, è talmente tanto il dolore che stai partorendo che non ti accorgi dei tagli, delle ricuciture, eccetera, eccetera. Un bel ricordo del parto, non è stato negativo. La cosa più difficile dell'essere mamma? Bella domanda. Io ho letto le domande prima di accendere la telecamera, 5 minuti prima, non chissà quanto. E quando ho letto questa domanda, la prima cosa che mi è venuta in mente, senza ipocrisie, è stato il fatto che la vita cambia e quindi la cosa più difficile, cioè da così a così proprio, sia in positivo. Cioè, soprattutto in positivo, però poi ci sono alcuni aspetti che ti fanno ripensare alla vita che avevi prima, non con risentimento, ma con un po' di nostalgia.
E nonostante ora io non cambierei mai la vita che ho adesso con quella che era prima senza Liam. Ma questo penso che ogni mamma possa dirlo. E il fatto è che stringendo non hai più la libertà di fare quello che vuoi quando vuoi. E quindi la cosa più difficile dell'essere mamma è stato abituarsi a questo cambiamento di abitudini, diciamo. Al fatto di quando hai del tempo per te lo sottovaluti. Cioè, non gli dai l'importanza che realmente ha. Quando invece diventi mamma inizi a capire quanto era importante e prezioso quel tempo che potevi dedicare a una stupidaggine per te stessa, tipo truccarti con calma con la musica di sottofondo, uscire a fare una passeggiata, uscire con i pattini, ad esempio. Cioè, io a volte penso a delle cose che dovrei scrivermi, dovrei appuntarmi per farvi capire, quali sono quelle cose che noi magari facciamo quotidianamente perché abbiamo delle abitudini, degli hobby, e da un certo punto in poi ci devi rinunciare perché organizzare tutto con un bambino non è sempre possibile. E sì, a volte ci si può basta un po' di organizzazione per riuscire a fare delle cose che sembrano impensabili, però altrettante cose che sembrano impensabili lo restano, restano tali perché con un figlio non si può. Tipo, ad esempio, io quando andavo a fare la spesa mettevo gli auricolari per ascoltare la musica. Andando a fare la spesa con lui, ma non posso farlo perché altrimenti non sento un minimo lamento in più o una parolina o cioè non faccio caso a un movimento. Non. È una stupidaggine, però ci pensi. Hai mai portato tuo figlio all'asilo nido? No, e credo che essendo una mamma che non lavora, non ce lo porterò neanche per i prossimi 2 anni, 2 anni e mezzo. Cioè, non ne sento il bisogno, lui è qui con me, gioca quando vuole, cioè, sono a sua disposizione quando vuole. Per un fatto, non credo che al di sotto dei 3 anni cambi molto il fatto di avere una socialità per loro, nel senso che lui comunque ha la sua socialità con i nonni, con gli zii, con i cugini, è un bambino molto socievole, va in braccio a tutti, interagisce con tutti, ha bisogno dei suoi tempi, nel senso che se è una persona che lui non conosce, un viso che non conosce, gli si avvicina a 5 centimetri dal volto e gli parla, lui si spaventa un attimo e potrebbe anche piangere. E quantomeno lamentarsi. Lui preferisce osservare un po' la situazione da lontano, capire, ma gli bastano 5-10 minuti al massimo e poi si lascia andare con tutti. Tra l'altro mi piace molto questa cosa. Che prodotti baby consiglieresti? Allora, io ci ho pensato, ne ho tre. Allora, uno è la pasta all'ossido di zinco della linea Bio Bio Baby di Pilogen Carezza. È una pasta ottima, serve per il culettino quando si arrossa. In realtà io la uso come prevenzione, quindi la metto ad ogni cambio di pannolino, così sto sicura che se anche lui facesse la cacca e noi fossimo fuori, io non potessi cambiarlo 5 minuti dopo, quella pasta all'ossido di zinco crea uno strato sulla pelle che impedisce diciamo, alla cacca di irritare il culetto. Detto in parole povere. Quindi questa, poi le salviettine di Farmacotone, sì, è proprio la marca, si chiama Farmacotone, sono una confezione verde chiaro e bianco, io li trovo da Acquesapone e sono ottime, hanno il giusto, secondo me, il giusto grado di bagnato, cioè di umidità sulla salviettina. E hanno degli ottimi ingredienti, mi pare l'inci quasi completamente verde, non ne sono sicura, però mi pare di sì. E costano poco, meno delle altre con tante schifezze dentro, tipo meno delle Chicco, meno quelle delle marche più famose, delle Haggis. E quando sono in offerta addirittura costano 99 centesimi. Io le trovo da Acquesapone, ad esempio, le ho prese stamattina un altro pacco, 99 centesimi. E il terzo.
Cioè, non c'è scritto che devono essere tre, però io ho pensato tre, per chi usa i pannolini, comuni pannolini usa e getta, io mi trovo benissimo con i Pampers Baby Dry perché sono gli unici pannolini che hanno la parte, diciamo, che va verso l'interno coscia elastica. E questo è una, secondo me, è la svolta. E anche come spessore sono quelli là più sottili, ma non per questo sono meno assorbenti degli altri. Io mi ci sono trovata sempre benissimo, ho preso sempre quelli dalla nascita di Lina. La pappa è il cibo preferito del tuo bimbo? Diciamo che assaggia tutto. Ovviamente all'inizio ho avuto qualche problema con la, per esempio la frutta, la prugna, un po' più acida, non la gradiva tanto, ancora adesso non la gradisce, la mela la preferisce, cioè non la preferisce rispetto alla banana, rispetto alla pera, diciamo che la mela la tiene sempre un po' come meno preferita. E adora la pappa al pomodoro, gliela sto facendo da un paio di settimane circa perché il pediatra mi ha aggiunto il pomodoro nella dieta e quindi gli piace molto. Ho perso il segno. Come si chiama il suo peluche preferito? Non ha un peluche preferito, non ha un gioco preferito. Liam si appassiona a qualsiasi cosa molto velocemente e con la stessa velocità con cui si appassiona, si disappassiona, se si può dire. Così gioca in modo uguale con i giocattoli e con i non giocattoli, nel senso che qualsiasi cosa nuova, dalla consistenza nuova, dal colore nuovo, lo attrae. Lui non fa molta differenza se è un gioco oppure no. Lui gioca con qualsiasi cosa di nuovo, qualsiasi oggetto nuovo gli capiti a tiro. Se dovessi consigliare un gioco costruttivo, non ne conosco ancora perché non gioca ancora con dei giochi costruttivi, cioè il peluche, il draghetto che fa le musichine, non penso siano chissà quanto costruttivi, nonostante, o meglio, lui non ha ancora i mesi, l'età che gli permettono che permettono al gioco di essere costruttivo per lui, perché la musichetta fa sì 1, 2, 3, i numeri sono qui per te, 3, 2, 1, giochiamo un po' ciascuno, però cioè lui non sa contare a 11 mesi, oppure la canzoncina che racconta della rana. Nello stagno, cioè, oppure l'alfabeto, cioè, ancora non capisce cosa sia un alfabeto, cosa siano dei numeri a 11 mesi. E il suo cartone preferito, ha una preferenza per Peppa Pig, ormai, Peppa Pig e Peter Pan. Credo sia per una questione principalmente di musiche, perché Liam a volte noto che non guarda tanto il cartone, fa i fatti suoi, gioca con le manine, fa applausi, si fa i suoi film, fa delle smorfie strane, sembra che è un mondo tutto suo a chiacchierare, a parlicchiare. Però appena c'è una musichetta, anche durante le pubblicità ci sono gli stacchetti con i jingle, lui subito, cioè, gli catturano l'attenzione e quindi le musichette di Peppa Pig, le musichette più che i cartoni, le musiche di Peter Pan. La musica di Peter Pan, tra l'altro, è cantata da un ragazzo che aveva fatto Amici qualche anno fa. Volerò sugli ali del mondo, nel cielo infinito, volerò, resterò per sempre bambino, è questo il destino che incontrerò. Come vorresti festeggiare il suo prossimo compleanno? In realtà sto ancora pensando all'ipotesi di non festeggiarlo, nel senso che lui è piccolo, non capirebbe. Liam? Non mi sbrigo che mi si lamenta. Non capirebbe il fatto che stiamo festeggiando il suo compleanno perché gattone non cammina ancora, non riuscirebbe a divertirsi con i suoi cuginetti.
non, o meglio con i miei cuginetti che diventano i suoi, con diciamo i parenti più piccoli che ho, se mettiamola così, cioè non capirebbe bene la situazione, quindi sarebbe più per fare un ritrovo tra parenti che altro. Come organizzi il momento Nanna? Niente, l'ultima poppata di latte, ci mettiamo nella sua culletta, io gli do la poppata di latte, ascoltiamo una musichetta classica, lui adora la musica classica per addormentarsi, faccio finta di addormentarmi pure io sul letto vicino alla culletta e lui prende sonno. Se sei già andata a mangiare fuori con lui, come ti trovi? No, non sono ancora andata a mangiare fuori con lui, tranne a qualche cerimonia, in qualche ristorante. Per il resto cerco di lasciarlo, lo lasciamo a mia suocera, perché siamo fuori per poco tempo, subito rientriamo. Ah no, in realtà poi sono andata, siamo andati anche a mangiare una pizza. Sì. No, 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 sono andata. Me l'ho completamente dimenticata di questo fatto. Siamo andati tempo fa a mangiare una pizza. Sì, è capitato 2 o 3 volte, si sta scuoiando l'eyeliner. Perfetto. E la soddisfazione più grande che ti ha dato il tuo bimbo, e ogni giorno mi dà soddisfazioni, in particolare quando vedo che è un bimbo socievole, calmo, sorridente, molto sorridente, attivo, ma non per questo scostumato, o capriccioso. Sono tante le soddisfazioni, ogni giorno se ne inventa qualcuna e mi fa ridere in qualche modo, mi fa essere orgogliosa di essere sua mamma. Il video tag è finito. Io vi mando un bacio, saluto Momoko Plush e chiunque altro abbia fatto questo video tag. E se qui tra i miei commenti c'è qualche ma ci sarà qualche mamma, invito a fare il video tag. Un bacio, ciao!